Allora, siamo qui da Manfredonia per intervistare il mister del Nardò. Allora, questa vittoria odierna come la commenta? Ma la commento che è stata una vittoria troppo rotonda rispetto a quello che si è visto in campo. Primo tempo abbiamo rischiato all'inizio, potevamo andare sotto. E fortunatamente Davide Petraghi è stato molto bravo, ci ha tenuto in partita e poi nel secondo tempo abbiamo dilagato. Siamo stati bravi. E per quanto riguarda le ambizioni del futuro per questa squadra? No, adesso le ambizioni non ne voglio parlare, perché ogni volta che vinciamo fuori pensiamo in grande e poi caschiamo fragorosamente la settimana successiva, quindi adesso non esiste pensare al di là che non sia Cinzia Genza. Il migliore giocatore di quest'oggi? Ma il migliore, ce ne è difficile scegliere, ce ne sono stati tanti, però per quello che ha sofferto nelle partite precedenti, credo che Carrozza oggi sia stato il match winner della gara al di là dei due gol. La ringrazio. Prego, grazie a voi. Si continua, io sono Fernando.